alle cellule distrutte del cervello e mutuare le funzioni delle cellule distrutte, queste persone ritorneranno a ragionare tranquillamente, ad andare all'università. Mia figlia ha interrotto i suoi studi universitari per questa vicenda, potrebbe riprendere a distanza di 20 anni, io me lo auguro. E noi... e vogliamo, ecco, io anche fra giorni ci sarà un'altra trasmissione in televisione mia e di Giulia, di 2 ore parleremo di questi casi su Rai 2, alla, come si chiama, una trasmissione di Eusanio, dopo pranzo, dove ribadiamo queste cose, perché siamo convinti che il mondo non può essere soltanto un mondo di seguaci di Nietzsche, o le persone sane o gli altri tutti morti, l'ha detto il professore Pellino prima. Non possiamo, noi siamo contrari ai corpi crematori e sinceramente combattiamo per le idee di Hitler, le condanniamo, e allora se le condanniamo non possiamo avere un mondo solo di sani, dobbiamo avere un mondo anche di diseguali, anche di malati, anche, perché proprio quello che hanno detto i due professori è giusto. Noi siamo per la vita così come viene, non per la vita di chi cammina con le sue gambe e di chi mangia con le sue mani. Mia figlia è imboccata, però sono sicuro che lei è contenta di stare così. Prima voleva morire quando era giovane, se fosse capitata a lei. Oggi è contenta di vivere così come sta. D'altronde, io, voi avete visto anche in televisione, tanti atleti che hanno perduto le gambe, hanno voluto morire. No, stanno sulla sedia a rotelle e si battono e si prodigano perché la medicina va davanti. Avete visto quell'atleta che adesso è stato escluso dalle gare internazionali perché cammina con tutte e due le gambe, corre, vince le gare con le gambe artificiali. E allora è tanto grande, non solo Dio è grande, ma è grande anche l'uomo quando si prodiga a fare queste cose, perché l'uomo non è altro che la derivazione di Dio, ed è inutile dire che il computer domani sostituirà noi, il robot sostituirà noi, se abbiamo un'intelligenza molto più grande di loro. E allora, secondo me, noi dobbiamo cercare di avere questa visione della vita e dobbiamo accontentarci di quello che il Signore ci ha dato. Io non sono entusiasta quando, andando in televisione, Sgarbi mi ha detto: tu sei un eroe perché hai fatto questo per tua figlia e quindi dovresti essere premiato. E non sono d'accordo nemmeno con la direttrice di Avvenire, che ha fatto un articolo di fondo da Ingraro a Cesare Dina, e in questo articolo, a proposito del premio che hanno dato a Firenze ad Ingraro per la morte della figlia, ha detto: si danno i premi a chi uccide, non si danno i premi invece ai Cesare e Lia, che invece sono per la vita. Io non ho mai voluto un'onorificenza. Io sono stato tanti anni in politica, ho fatto l'assessore regionale, ho fatto la regione Puglia, non sono nemmeno cavaliere della Repubblica, sono tutti dovuti. Io voglio essere soltanto come mia moglie e il padre. L'amore ha avuto nella sua vita, nel fiore della sua vita, un disastro, e noi la aiutiamo ad uscire dallo stato in cui si trova. E siamo contenti di questo, non vogliamo altro, però vogliamo la comprensione degli altri. Cioè, l'altro giorno abbiamo fatto
fatto una storia con la Presidenza Sociale, perché ci mandano ogni anno una comunicazione con la quale si dice: per mantenere la pensione di invalidità civile di tua figlia devi dichiarare i redditi che ha avuto l'anno precedente. La figlia non ha avuto redditi, non può avere redditi. E allora è stupido. Ecco, non mi chiedono, professore, l'esistenza in vita, che è più logico, no? E il lavoro in vita o è morta, no? I redditi ha prodotto. Allora, non ha prodotto redditi, ma non è solo quello. Pensate, la pensione sociale è 700 euro al mese, non è, io ne spendo 4.000 al mese per poter mantenere il suo stato, e allora abbiamo litigato, la Presidenza Sociale si è ravveduta, ha detto sì, avete, la legge è quella, ma avete ragione nel protestare, ma non è solo quella. Io, grazie a Dio, non sono in condizioni diciamo economiche tali da avere bisogno di avere un controllo di bilancio, però ci sono tanti altri soggetti che non sono in condizioni come le mie e hanno bisogno di noi. Deve lo Stato cercare anzitutto di censire questi casi. Noi sappiamo che sono 3.000 in Italia, alcuni dicono 3.000, altri 3.200, altri 2.500. Io in provincia di Lecce ne conosco 40. Quelli che saranno poi in altre realtà non lo so, però dobbiamo cominciare a censirli, dobbiamo cominciare a individuarli, però dobbiamo anche aiutarli, perché io sono convinto che su 3.000 casi di Englaro ce n'è stato uno. Viaggi 2.999 non li ho visti ancora e non ci saranno, perché tutti noi vogliamo aiutare questi ragazzi.